Estran, il sovrintendente, l'architetto Megalogero Rizzuto, e vorrei dire, sempre ritornando alla sinistra, il dottore Pernino, componente della segreteria dell'assessore, la dottoressa Laura Carracchia, il presidente del Consiglio Comunale di Palazzolo, la dottoressa Namusumeci della sovrintendenza, la dottoressa Ciuccina, il sovrintendente di Caltanissetta, il dottore Negusati. Un saluto lo voglio fare anche alla deputazione regionale. Vedo da qualche parte ci sarà l'onorevole Nevingiullo, ma voglio anche salutare l'onorevole Granata, l'onorevole Gianni, i colleghi sindaci, di Noto e Pachino, che ringrazio per la loro presenza, le autorità militari, l'autorità religiosa, il vicario, Amenda, e tutte le autorità civili presenti in sala. Ci sono tanti dirigenti della sovrintendenza e mi fanno piacere, così come ci sono assessori e consiglieri di questo comune e dei comuni vicinori. Il 2014 per questa comunità, e vorrei dire per l'intero territorio, si sta chiudendo con un duplice obiettivo raggiunto. In primo luogo, il ritorno dopo decenni dei reperti archeologici della collezione ludica, finalmente a casa. E questo in qualche modo il motto che mi piace lanciare. Ma l'altro importante risultato, ed è il motivo per il quale noi siamo qui, è l'apertura del museo archeologico a Palazzo Cappellani. Palazzo Cappellani espropriato nel 1972, da quando sindaco era l'onorevole Giovanni Nigro, ed espropriato con l'intenzione fin dall'inizio di accogliere i reperti della collezione iudica per divenire museo. Di questa cosa potrei raccontare, dottoressa Namusumeci, chiaramente solita, potremmo raccontare anche delle favole, però è un palazzo della regione, fin dall'inizio è stato espropriato per poter custodire la collezione di Gabriele Iudica, i reperti archeologici rinvenuti nel sito archeologico di Acre e nei dintorni, e anche altri reperti del territorio. Perché dico che è un successo del territorio? Perché la collezione Iudica non racconta soltanto la storia di Palazzolo, chiaramente la storia ellenistica della dominazione greca. Ci sono anche reperti provenienti da quelli che sono i siti di signori di Casmene, e anche dell'insediamento di Castelluccio, sindaco di Noto. Quindi è un museo che in qualche modo parla a tutti noi, parla alle nuove generazioni, parlerà alle generazioni successive della storia di questo territorio. Per una volta, e questo lo voglio sottolineare, assessore, l'amministrazione pubblica dimostra concretezza, è una cosa che voglio sottolineare. Concretezza perché con due finanziamenti, uno della legge 433, e qui saluto il responsabile del Servizio di Protezione Civile di Siracusa, l'architetto Bellassani, si restaura il Palazzo Cappellani, sindaco Domenico Nigro, con un ultimo finanziamento dei fondi europei, quindi utilizzati bene, lasciatemelo dire, si allestisce l'area museale, si fanno tornare le perte e quindi si vanno a sistemare all'interno delle vetrine. Oggi è possibile l'apertura del museo archeologico per una rinnovata apertura. Collaborazione, mi piace sottolineare, che continuerà anche con la gestione, soprattutto con la gestione, perché noi non dobbiamo cadere nell'errore di aprire
diciamo, i musei, di aprire dei palazzi e poi di richiuderli. Quindi titolarità della gestione da parte della sovrintendenza comune, che supporta con proprio personale e con le utenze questa gestione. Quindi in qualche modo una nuova gestione, collaborazione fattiva tra le istituzioni. Io per questo risultato, e passo poi subito la parola per evitare di dilungarmi, devo ringraziare il sovrintendente, l'architetto Calogero Rizzuto, che ha impresso questa, diciamo, in qualche modo entusiasmo, vorrei dire anche velocità, a quello che sono stati tutti gli ultimi passaggi per arrivare a sistemare al trasporto e per sistemare le aperte all'interno del Palazzo Cappellani. Così come devo ringraziare la dottoressa Musumeci e la dottoressa Laura Caracchi, alle quali poi lascerò la parola dopo il sovrintendente, perché ci presenteranno la collezione con una relazione estremamente sintetica dietro questo, e anche, diciamo, il carattere espositivo, le modalità espositive che sono state eseguite per allestire il museo. Prima di lasciare la parola al sovrintendente, chiaramente voglio ringraziare tutti gli eredi della famiglia Naiutica e della famiglia Cappellani che sono presenti in quest'aula consigliare, li ringrazio. Il palazzo vostro, che una volta era vostro, ritornerà a vivere e racconterà, questo deve essere un motivo di orgoglio, racconterà la storia di questo territorio. Quindi lascio la parola con queste considerazioni al sovrintendente e chiaramente un grazie a tutti voi per la partecipazione. Buongiorno a tutti voi. Oggi è un giorno importante per la cultura. Quando si apre o si inaugura un museo è un giorno importante per la cultura. Oggi è un giorno importante anche per la città di Palazzolo, che questo museo l'aspetta da 50 anni. Tutto inizia 50 anni fa con la dottoressa Peragatti, allora sovrintendente di Siracusa. Continua con il professor Giuseppe Bonza per un lungo periodo, con momenti di ferma e di accelerazione. Passa attraverso l'architetto Muti, sovrintendente di Siracusa, la dottoressa Giurcina, l'architetto Micale, per finire con la dottoressa Basile. Un percorso che dura 50 anni. Credo anche dal punto di vista archeologico un tempo abbastanza lungo. Palazzo Cappellani, requisito con esproprio da parte dell'assessorato ai beni culturali negli anni, fine anni 60, ha un intervento di manutenzione per essere gestito subito dopo dal comune, come magazzino a piano terra e come autoparco nella corte. Subito dopo il terremoto del 1990 viene inserito nella lista degli edifici danneggiati dal sisma. Una delibera della giunta regionale nel 1999 finanzia il progetto, che fin dall'inizio ha la destinazione di museo archeologico per accogliere la collezione del barone Iudica. Collezione formata da più di 2000 reperti, tutti provenienti dall'area di Agrai. Questo è un progetto tutto interno alla sovrintendenza, che ha visto protagonisti nel restauro, nel consolidamento, l'architetto Ministeri come RUP, l'architetto Staffile come progettista e direttore dei lavori, i geometri Sirugo, Giunga, Politino, Scala, a cui va il mio ringraziamento. Un ringraziamento va alla dottoressa Musumeci, dirigente dell'unità valorizzazione, che ha seguito l'allestimento del museo. Un ringraziamento va alla dottoressa Rosa Lanteri, con cui stiamo perfezionando gli ultimi atti per
il trasporto delle monete e dei gioielli dal cavò della sorveglianza a Palazzolo. Per ultimo voglio ringraziare una menzione speciale per la dottoressa Carracchia, che con il suo lavoro, il suo amore per Palazzolo e la sua professionalità ha permesso che questo evento si facesse nel 2014. Credo di non dimenticare nessuno, anzi, ho dimenticato qualcuno. Ho dimenticato i custodi di Agrai, che hanno partecipato negli ultimi giorni frenetici dell'allestimento del museo. Ho dimenticato Pedalino e la Casa Museo, che hanno collaborato attivamente a questo evento. Vi ringrazio tutti e passo la parola di nuovo al Signore. Grazie al sovrintendente, e chiaramente mi unisco pure io ai ringraziamenti che ha fatto il sovrintendente a tutti i dirigenti e i funzionari della sovrintendenza. Adesso lascio la parola al dottore Pennino. Questa cosa non l'ho detta, ma è chiaro che nel museo archeologico va a completare quella che è l'offerta museale di questa nostra realtà, perché sapete bene che oltre al museo archeologico a Palazzolo abbiamo anche l'altro sito regionale, che è la Casa Museo di Antonino Cedo, che è un museo etnoantropologico, e il museo pubblico privato dei viaggiatori in Sicilia. E ringrazio il presidente e il direttore del museo, la professoressa Grigia Ricondano e l'onorevole Rizzo. Quindi lascio la parola al dottore Pennino, che come tutti sapete, almeno per chi è di Palazzolo, è stato il direttore della Casa Museo per circa 10 anni. Signor Sindaco, illustrissimo assessore, signor sovrintendente, autorità presenti, gentile pubblico, sono molto grato per questa opportunità che la città di Palazzolo, nella sua espressione apicata dal sindaco, mi è stata offerta. Le ragioni le conoscete, molti di voi le conoscono, sono legate alla mia presenza, per così dire, storica in questa cittadina, in cui credo di poter dire ho lavorato con grande passione per tanti anni, grazie anche alla disponibilità di tanti colleghi che oggi vedo qui presenti. Non è ormai un recentissimo passato quello di cui parlo, però vedo tanti amici, tanti personaggi con i quali ho collaborato e ai quali devo dire grazie per ciò che ho potuto fare in questa cittadina. Non li menziono tutti, ma ci intendiamo quando dico, quando mi riferisco a queste persone con cui ho tanto lavorato, e che ringrazio anche per la continuità del lavoro che hanno svolto per rendere Palazzolo una cittadina davvero straordinaria. Di norma, quando è presente l'assessore, nessuno del suo staff prende la parola, perché tutto ciò che c'è da dire lo dice l'assessore, però io ho chiesto di fare questa eccezione, perché io considero le opportunità di Palazzo Lagreide, le potenzialità di Palazzo Lagreide, qualcosa che si iscrive in maniera ottimale nel percorso politico che l'assessore sta delineando e che io conosco, stante il fatto che lavoro costantemente al suo fianco. E durante gli auguri di Natale che l'assessore ha formulato in assessorato al Dipartimento nella sede centrale, l'assessore ha riassunto una linea di azione che deve coniugare la tutela dei beni culturali con la valorizzazione. È un concetto ovviamente molto, molto frequentato dalla politica negli ultimi tempi, però non sempre concretizzato nei giusti modi. Ebbene, credo che l'assessore Purpura abbia sostanzialmente messo a fuoco una strategia dove le sinergie e le potenzialità convergenti tra turismo e beni culturali debbano questa volta rendere effetti concreti ed efficaci.
E perché dico questo parlando di Palazzolo? Perché sono convinto che a Palazzolo Grede vi siano tutte le condizioni e tutte le opportunità perché questo modello venga applicato in via prioritaria, quasi un modello sperimentale che siamo pronti ad applicare, ripeto, con concretezza. Palazzolo è una cittadina di poco meno di 10.000 abitanti che vanta da oggi 2 musei regionali. È qualcosa che neanche alcuni capoluoghi di provincia hanno. È una dotazione di bellezza, di potenzialità, di attrattiva straordinaria. A questo ovviamente si aggiunge tutto ciò che offre dal punto di vista architettonico la cittadina, che è sito UNESCO. A questo si aggiunge uno straordinario territorio in cui di contorno in cui il comune è collocato. Il sindaco ha fatto cenno alla Casa Museo di Antonino Uccello, ma la Casa Museo di Antonino Uccello, con tutta la storia che riporta e con tutte le eccellenze che ha al suo interno come testimonianza della cultura e dell'arte popolare, è un tassello di un itinerario etnoantropologico che coinvolge anche i paesi vicini, a cominciare da Buscemi, dove c'è un museo bellissimo che interpreta in un modo eccellente, davvero unico, direi in maniera più alta, quello che è lo spirito di una recente legge approvata dall'Assemblea regionale sugli ecomusei regionali. Per non parlare poi di tutto ciò che offre Palazzolo dal punto di vista della cultura in generale, dall'enogastronomia alla vocazione anche di tanti intellettuali che in questo paese hanno agito, producono, e alcuni di questi sono qui presenti. Insomma, assessore, qui ci sono davvero tutte le condizioni per poter applicare il modello su cui noi stiamo lavorando e su cui lei, dicevo, nei recenti auguri di dipartimento ha impresso una energia e una motivazione a tutti noi funzionari dirigenti per poter andare avanti e per poter operare. Io mi permetto pubblicamente di farle una proposta, nel senso una proposta di lavoro. Noi circa un anno fa abbiamo sottoscritto qui a Palazzolo Grede un protocollo d'intesa tra varie istituzioni, pubbliche e private. Questo protocollo d'intesa prevedeva di agire in squadra, in rete, per poter offrire al meglio la fruizione ottimale dei siti museali e non museali. Ovviamente mi riferisco anche a tutto ciò che offre l'area archeologica di questo straordinario paese, per esempio il Teatro Greco, che poi a maggio trova la sua massima utilizzazione col Festival dei Giovani. Dicevo, a maggio col Festival dei Giovani curato da Linda trova la massima utilizzazione. Ebbene, questo protocollo d'intesa oggi siamo pronti per renderlo davvero attivo e operativo. Io credo che qua occorra mettere attorno a un tavolo il sovrintendente, i direttori dei musei, i responsabili dei siti, per coordinare anche un meccanismo di aperture, di chiusure, il più razionale possibile e anche il più ottimale, per così dire, in modo tale che tutte le strutture abbiano la possibilità di essere fruite al massimo dai visitatori palazzolesi. Su questo poi dovrà basarsi un piano di comunicazione per rendere Palazzolo attrattiva attraverso tutti questi siti e naturalmente con la forza anche che proviene da tutte le cittadine vicine con le loro eccellenze, ripeto, siamo nel sito UNESCO, credo che potremo davvero, davvero cominciare a ragionare, ripeto, possiamo anche farlo a livello sperimentale con un brand di Palazzolo, per esempio, che possa inaugurarsi grazie a tutte queste eccellenze, credo che possiamo davvero incarnare il progetto che l'assessore ha sposato e che sta portando avanti con grande energia. Io non aggiungo altro, ripeto, anzi ho fatto un'eccezione prendendo la parola prima dell'assessore, e mi permetto soltanto di
salutare nuovamente tutti coloro con cui ho lavorato tanti anni, dal personale di custodia, ai colleghi della sovrintendenza, ai tanti sovrintendenti presenti e assenti che oggi vedo, in carica o non più in carica per ragioni di quiescenza o non di quiescenza. Vi ringrazio e ripeto, potete anche continuare a contare su di me nonostante la mia sede di lavoro non sia più a Palazzolo. Grazie. Grazie al dottore Bellino per queste belle considerazioni, e chiaramente condivido in pieno nel protocollo che a suo tempo ne abbiamo sottoscritto in sovrintendenza a Siracusa. Chiaramente la regia unica nella gestione di questi siti è auspicabile e speriamo di arrivarci al più presto. Adesso la parola alla dottoressa Musumeshin per il microfono, sì. Cine presenterà una storia, la storia del barone Judica in maniera succinta e qualche riferimento sulla collezione del barone Judica. Grazie, buongiorno, è veramente oggi per me un grande onore essere qui a Palazzolo e saluto tutti le autorità, saluto i tanti amici e colleghi che vedo qui riuniti. Oggi è veramente una giornata particolarmente importante per Palazzolo ed è motivo veramente di grande orgoglio restituire alla pubblica fruizione questo patrimonio che è assolutamente straordinario e in un contesto straordinario come già ha sottolineato bene il dottore Bellino. La storia della collezione Judica, oggi Palazzolo si appropria di due componenti importanti del suo patrimonio culturale, Palazzo Cappellani e la collezione Judica, perché abbiamo voluto fortemente che tutta la collezione Judica non solo tornasse a Palazzolo, ma trovasse oggi una giusta collocazione in uno straordinario contesto come quello di Palazzo Cappellani, nel pieno del centro storico. E come dirà poi anche la collega dottoressa Carracchia, abbiamo cercato di seguire un percorso, ma il percorso della collezione è un percorso molto lungo e complesso. La collezione nasce per volere del barone Gabriele Judica nel Settecento, in un ambito culturale con un comunismo veramente ispirato e veramente importante. Palazzolo già nel Settecento acquisisce un ruolo importante nel contesto culturale della Sicilia orientale. Voi pensate che le leggi custodie sono nate nel 1779, quindi l'attività del barone Judica è stata veramente grandiosa da questo punto di vista e straordinaria, perché questo uomo, di cui abbiamo anche dei ritratti, ne vedrete uno proprio all'ingresso del Palazzo Cappellani, ha dato l'avvio a delle ricerche vere e proprie. A proprie spese ha scavato nel territorio dell'antica arte, mettendo un punto definitivo in quella che era l'identificazione dell'antica città greca, della colonia greca. Per questa sua attività ha pagato parecchio, non solo in termini economici, perché chiaramente ha avuto anche un dissesto finanziario, ma anche proprio in conflitto con quella che era allora l'autorità ufficiale, cioè la regia custodia, rappresentata in quel caso da Mario Landolino. Quindi una vita molto difficile. Però la sua collezione è una collezione importante, tanto che veniva anche visitata dai visitatori stranieri, quindi del Grand Tour, che appunto arrivavano a Palazzolo per vedere la collezione del barone. I dissesti finanziari, vado sinteticamente ovviamente, ma la storia è molto lunga, lo portarono anche a vendere parte della propria collezione, e alla sua morte tutto fu ereditato dal figlio adottivo, il nipote, che era Don Cesare Judica. Però questi offrì allo Stato allora di poter acquistare questa collezione, ma così non avvenne. Quindi la collezione fu un po' abbandonata da questo punto di vista. Rinasce in realtà all'inizio del Novecento, dopo la morte di Cesare, con il fratello Gaetano Judica, che ha avuto un ruolo importante in questa collezione. Spesso si parla solo del barone Gabriele, quindi veramente si deve tantissimo anche la pubblicazione delle antichità di altri, lo scavo del teatro del Buloteno. Ma la cosa importante è anche Gaetano. Gaetano Judica ha avuto un ruolo importante, come le ultime pubblicazioni hanno chiaramente dimostrato, attraverso anche i rapporti con Paolo Rossi. A lui si deve l'ampliamento della collezione con degli acquisti significativi, alcuni anche dal territorio di Lentini, ma non solo, e anche addirittura alla fine della sua vita egli acquisì la collezione Bonelli Ferra, che è un'altra collezione importante di questo territorio, e addirittura fece realizzare anche dei calchi in gesso di pezzi che si trovano nel Museo Archeologico Paolo Orsi, proprio
proprio per raccogliere quanto più possibile le memorie dell'antica madre. Questo era il grande amore, un atto veramente di amore della famiglia giudica nei confronti di questo territorio che nasce con Gabriele e continua anche con i suoi eredi. Questo va chiaramente evidenziato. L'acquisizione di questa collezione anche amministrativamente è stata molto lunga, ci sono voluti 20 anni, non certo Ciucci la ricorderà perfettamente tutti questi passaggi, perché alla morte di Gaetano la collezione fu data per un 7 nomi ad Aurelio, fu smembrata, 7 nomi ad Aurelio, poi un 8 Cesare e l'altro la Rosetta. L'amministrazione ha comprato attraverso gli eredi questa collezione che voi oggi chiaramente potete ammirare. Io voglio solo chiudere per ricordare il personale che ha lavorato in tutto questo, consentitemelo. Sono soprattutto personale di custodia, come la signora Paola Boccaccio, Puttano Grazia, Caramusa, Coffa, Di Blasi, Glia, Messina, Occhi Pinti, Papa, Santa Croce, Stata, Trigila. Alcuni hanno anche appunto collaborato all'allestimento e voglio ricordare anche il personale amministrativo, la signora Lotta e il signor Sala, la signora Greco, oltre naturalmente alla dottoressa Caracchia che adesso parlerò. Hanno lavorato anche i fotografi, Sara Ciccio e Concetta Berrini e poi i restauratori. Quindi c'è dietro un grandissimo lavoro di equipe di tutta la soprintendenza, quindi a loro grazie veramente di cuore. E grazie di cuore a questo signore che è seduto qua in prima fila, l'architetto Staffile, che è stato il direttore dei lavori di quest'ultimo progetto. Grazie a tutti. Volevo salutare e ringraziare per la presenza l'onorevole Marzano, che mi hanno fatto notare essere in aula, componente della Commissione Cultura alla Camera. Grazie all'onorevole di essere qui tra noi. Benvenuto all'onorevole Nettine Buffardecini, al sindaco Nadine Ferla e all'onorevole Vigiulo, che avevo già ringraziato per la presenza. Adesso la parola alla dottoressa Caracchia, che devo sottolineare è rientrata dalle ferie programmate appositamente per poter essere presente qui con noi, e da parte mia un sincero grazie, ma chiaramente da parte di tutta l'amministrazione comunale, perché ha lavorato giorno e notte per questo allestimento. A lei la parola, dottoressa. È vero, sono tornata dalle ferie stanotte e non per guardare la festa, come mi ha detto qualcuno stamattina incontrandomi, no, mi auguro di no, ma perché mi sembrava doveroso esserci, e poi perché volevo prendermi di persona tutte le responsabilità di chissà quali gravi errori scientifici avrò commesso nell'allestimento delle vetrine del museo. Dubbi legittimi da parte di chi ce li ha, compresa io. Soprattutto se si pensa che negli ultimi 50 anni sono passati dalla sovrintendenza di Siracusa illustri ed insigni archeologi. E poi arrivo io, che non sono né illustre né insigne, e su ordine di servizio del soprintendente in un mese allestisco il museo. Per dare merito, respiro, dignità a una delle tre più belle collezioni che abbiamo in Sicilia. Le altre due sono la collezione Navarra di Gela e la collezione Mormino del Banco di Sicilia. Un mese, dicevo. Infatti era il 19 novembre scorso quando l'architetto Rizzuto mi convocò nel suo ufficio, e tutto contento e sorridente mi fa: ormai è deciso, è ufficiale, inauguriamo il 21 dicembre. Non vi nascondo che mi sono sentita venire meno, infatti mi sono appoggiata alla spalliera della sedia, anche perché il 19 novembre scorso era tutto fermo, così come lo era stato per 50 anni, cioè la collezione al Museo di Lentini, il palazzetto Cappellani lasciato nelle condizioni in cui lo può lasciare una ditta edile dopo che finisce i lavori di restauro. Ma proprio in quel momento mi sono tornate in mente le parole di chi tempo addietro ebbe a dire: Volli,
sempre volli, fortissimamente volli. E io volevo molto più del soprintendente, perché io sono di Palazzolo e come tutti i palazzolesi, come tutti voi, aspettavo questo momento da quasi 50 anni. Vi presento che io sono molto emozionata perché non sono abituata a parlare in pubblico, quindi gli applausi poi alla fine se me li merito. Perché vero è che, come diceva Leonardo Sciascia, tutto quello che ovunque si fa in un'ora, in Italia si fa in un giorno, in Sicilia si fa in una settimana, ma 50 anni sono tanti. Va bene, però siamo arrivati. Siamo arrivati, siamo arrivati, non fatti, siamo arrivati. Da lì a qualche giorno sono cominciati i trasporti dei materiali. Il primo lotto dei materiali è arrivato dentro grandi casse. Devo ringraziare per questo la dottoressa Bellomo, Martina Bellomo, che ha seguito questi lavori e parte anche dei restauri di tre o quattro oggetti importanti della collezione. Abbiamo cominciato a spacchettare, a lavare la collezione Iudica, perché la collezione non era mai stata lavata. Sono stati consumati centinaia di litri di acqua demineralizzata per poterla rendere passabile dentro le vetrine. Dopo la prima settimana mi sono resa conto che eravamo i soliti tre, sempre con le mani in acqua a lavare. Pazienza, invece di lavorare 8 ore, ho lavorato 18 ore, ma l'ho fatto con estremo piacere, con enorme piacere. Dopo che i pezzi sono stati tutti lavati e li ho potuti guardare in faccia in tutta la loro estrema bellezza e il loro estremo interesse, bisognava decidere il percorso espositivo e sarebbe stato mortificare la collezione scegliere un percorso tipologico, nel senso che fare la cernita di tutti i crateri e metterli in una vetrina, tutte le lucerne in un'altra vetrina. No, la collezione Iudica è talmente eterogenea che si presta a un percorso espositivo cronologico che accompagna il visitatore dalla preistoria fino all'epoca tardoromana e bizantina. Non perde un colpo, anche se con pochi oggetti rappresenta tutte le epoche storiche. Inizialmente si era pensato di sistemare al pian terreno il lapidario, cioè tutti i reperti in pietra, i rilievi, le iscrizioni, i bassorilievi. In questa prima tornata di trasferimento dei materiali, i materiali lapidei purtroppo inizialmente non potevamo portarli, quindi si è studiato di suddividere il museo nel pian terreno la fase preistorica, cioè il prima dei greci, e nel primo piano la fase storica, Corinto, Atene e tutto il resto. Quindi fase preistorica al pian terreno, fase storica al primo piano. Poi nel momento in cui verrà fatto un progetto per l'allestimento del lapidario, perché sono pietre di una certa dimensione, si studierà il sistema per allestire l'atrio, per allestire questa sala destinata al lapidario. Anche perché sarebbe stato d'impatto brutto all'inaugurazione lasciare la prima sala vuota, con le vetrine vuote. Quindi ho fatto questa scelta di sistemare giù la preistoria. Però per l'inaugurazione una cosa, un oggetto in pietra era fondamentale, importante. E della stele, l'iscrizione che parla della città di Acrai. Quella all'inaugurazione doveva esserci necessariamente. E quella che parla della città di Acrai è quella l'origine. Non vi nascondo che in questo il sindaco è stato veramente ampiamente disponibile, ha pagato la fideiussione, ha pagato il camion, ha pagato gli operai, siamo andati a prendere i reperti lapidei, adesso sono conservati nei magazzini del nostro museo e la iscrizione trionfa lì, al centro dell'atrio, e tutti possono capire come topograficamente era allestita ed era sistemata la città di Acrai. Un'ultima cosa voglio dire, il logo, la scelta del logo, sì, vabbè, non lo devo dire, la scelta del logo. Il loghetto è un guerriero che
che è il particolare di un fregio di un vaso che Gabriele Iudica aveva trovato durante gli scavi e che aveva pubblicato nel suo libro Le Antichità di Acre. Questo reperto in originale nella collezione non esiste più, perché come diceva la dottoressa Musumeci, c'è stato un periodo fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento che per questioni economiche gli eredi hanno pensato di cominciare a vendere la collezione, però sono stati lungimiranti. Prima di vendere il pezzo lo facevano riprodurre. E quindi ho voluto mettere quel particolare di quel vaso che non c'è più in originale, quasi come una forma di denuncia, perché queste cose accadevano in passato, ma purtroppo e ahimè accadono anche oggi. Però oggi abbiamo la grande possibilità di poterle denunciare queste cose quando avvengono, anche perché abbiamo il corpo speciale dei carabinieri che opera e opera bene in Sicilia e in Italia. Ringrazio innanzitutto il sindaco e il sovrintendente che con un ordine di servizio mi ha caricato di questa mole di lavoro e mi sono lo devo ringraziare, perché in questa è stata l'occasione che io mi sono scoperta testarda, capace e paziente, che tanta, tanta pazienza ci è voluta in questi mesi, in questo mese. Nessuno ci avrebbe creduto, nessuno ci ha creduto, nessuno ci credeva sin dall'inizio, però adesso siamo qua, il museo si apre. E l'auspicio che io posso fare, l'augurio che posso fare a questo nuovo museo è quello che venga valorizzato, e venga valorizzato bene. Valorizzare un museo come questo significa fare le convenzioni con le scuole, studiare dei percorsi tematici, dei percorsi didattici, laboratori didattici per gli studenti, fare convegni, fare le convenzioni con le università, assegnare lotti di materiale a studenti perché ne possono fare tesi di laurea. Valorizzare un museo così piccolo, che tutto sommato è un antiquario perché contiene solo la collezione Iudica, però anche quella, ritorno a dire, è una bella collezione eterogenea che permette di valorizzare il museo, di autovalorizzarsi e di valorizzare il paese. Vi ringrazio. Dottoressa Garacchia, nelle sue parole tutta la fatica di questo mese e mezzo di lavoro, ma vorrei dire condiviso da parte di tutti, e in qualche modo all'ultimo tutti abbiamo creduto nella data, poi magari è stata spostata di una settimana, ma oggi siamo qui per l'apertura del museo. Prima di lasciare la parola all'assessore per le conclusioni, ci tenevo a leggere due diciamo email che sono pervenute, una della moglie del professore l'archeologo Berna Pobrea, Maddalena Berna Pobrea, che è cittadino onorario di Palazzolo. Grazie per il gentile e delicato invito all'inaugurazione del Museo di Palazzo Pagrete. Il mio pensiero va subito verso il professore Berna Pobrea, che amava e che ha fatto tanto per Palazzolo. Certamente che sarebbe stato molto felice. In questo momento sono in Francia, ma sarò con lei, con i cittadini di Palazzolo e tutti gli amici presenti per l'inaugurazione. Auguri per il museo che si inaugura. Maddalena Cavaliere. L'altra email è pervenuta dall'archeologa, allora la sovrintendente Paola Delegatti. Cara Laura, perché è indirizzata a Laura, la ringrazio per il cortese invito insieme al sovrintendente per l'inaugurazione del nuovo museo archeologico di Palazzolo. Davvero un avvenimento. Purtroppo mi devo dirigere verso il nord per ragioni familiari, ma sarò lieta di visitarlo quando verrò a Siracusa e non mancherà l'occasione. Mi compiaccio per l'iniziativa, ripensando ai grandi studi che hanno dedicato alle antichità di Acre,
ricerche ne rimasta tuttora importante, quali Luigi Bernabò Brea, Giovanni Pugliese Caratelli, che ancora in anni recenti rammentava e commentava le importanti iscrizioni a Cremasi. La prego di porgere, se ne ha l'occasione, il mio saluto e compiacimento per questa importante realizzazione alle autorità e ai convenuti. Paola Pellegardi. A questo punto, per le conclusioni, ne passo la parola all'assessore regionale dei beni culturali, il professore Antonio Purpura. Grazie. Io, quando il dottore Pedino mi ha chiesto la disponibilità a venire qui a Palazzo Lagredo per inaugurare questo museo, lo ho avuto con piacere, perché non conoscevo l'iniziativa, non conoscevo Pedino, che per la sua competenza, il suo stile, per il modo con cui affronta i temi, per la passione che ci mette, per l'esperienza che gli profonda, non potevo dirlo, quindi sono qui con grande piacere. Inaugurare un nuovo museo in un periodo di crisi è già un risultato positivo, perché è uno spiraglio di luce in un contesto che tutto sommato permane ancora a tutti i livelli, nazionale, europeo e ancora regionale, a tinte fosche. È vero è che è un percorso che chiude un cinquantennio di attività, quindi la dice lunga sui tempi, come dire, molto estesi con cui i processi vanno avanti, ma la storia del museo è una storia, così per quello che ho potuto cogliere dagli interventi di poco fa, è una storia anche di tante parti della Sicilia che ha approfittato di questi ultimi vent'anni per riscoprire questi tesori, per metterli in qualche modo pronti per lo stadio della valorizzazione. È successo nel Trapanese, è successo in altre parti della Sicilia, perché non c'è dubbio che le condizioni di qualità attrattiva dei nostri beni culturali, così come la vediamo oggi, non c'era 15 anni fa. Se si gira per le città, anche per Palermo, ma non solo, per quasi tutte le città siciliane, oggi la qualità dei siti dove stanno i beni culturali è certamente molto, molto più alta, pronta per la valorizzazione. E questo la serie va appunto ai tre cicli gli ultimi due cicli, ma anche il primo degli anni 90, di programmazione di fondi extra-regionali, che hanno consentito questi interventi straordinari. E questo è un esempio di una realtà che ha potuto utilizzare quelle risorse per poter essere realizzata. Questo non salva da valutazioni pesantemente critiche le esperienze di programmazione dei fondi extraregionali del 2006-2007-2013. Alcuni risultati li abbiamo avuto, ma l'efficacia della spesa che si sta realizzando è certamente assai bassa. Troppa attenzione alla spesa, poca attenzione agli effetti sul sistema. In realtà le regioni dell'obiettivo 1 dell'area convergenza ora hanno avuto opportunità considerevoli dall'Unione Europea per poter mettere in piedi politiche perché fossero in grado di superare i gap strutturali che si avevano con la media delle altre realtà europee che lì si andavano unificando, e in realtà noi in tutta Italia, ma nel Mezzogiorno e in Sicilia in particolare, questa opportunità non l'abbiamo pienamente per usare un eufemismo, ma in realtà i risultati di impatto sul sistema sono stati di gran lunga inferiori rispetto a quelli che ci si poteva attendere. E quindi ci troviamo oggi innanzi all'ultima tornata, forse l'ultima quella grossa, la prossima sarà una fase da phasing out, perché non avremo certamente le risorse, quelle che va dopo il 2020, che potremo disporre in quest'ultimo periodo 14-20, e in cui dobbiamo provare a fare il salto, per provare ad utilizzare, a prendere atto dei risultati pochi che sono stati ottenuti fin qui, cioè, dicevo, nel nostro settore, la qualità dei siti dei nostri attrattori, che oggi è certamente l'accessibilità ai siti, la loro capacità di proporsi all'offerta è certamente migliore rispetto a prima, ma ancora c'è molta strada da fare, e direi che ancora il grosso è da fare. Se è vero come è vero che
a fronte di una dotazione di beni culturali che è fra le maggiori in Italia, ce lo ripetiamo, ci sono sempre, ce n'è sempre uno che dice la colpa è sempre degli altri, ma abbiamo e perché non ci sono gli altri. Allora, se però è vero che a fronte di un patrimonio culturale che è certamente fra i maggiori del nostro paese e in alcuni casi con elementi di unicità assoluta a scala mondiale, noi non riusciamo a attrarre turisti. Abbiamo 14 milioni di presenze, abbiamo, che sono una frazione di quelle che fanno le regioni più evolute del nostro paese, parliamo da questo punto di vista del Veneto, che ne fa 66, che l'Emilia Romagna ne fa 56, la Toscana che ne fa altrimenti 50 milioni. È evidente che non abbiamo saputo farci. Abbiamo patrimoni importanti che la storia ci ha consegnato, che hanno anche tutelato anche molto bene, ma da questi non siamo riusciti a tenere fuori i frutti necessari. Siamo ancora nella triade di tutela, conservazione e valorizzazione, siamo soffermati su tutela e conservazione. La fase della valorizzazione l'abbiamo un tantino a parecchio trascurato, attuccendo una conflittualità tra valorizzazione e conservazione che è pretestuosa, perché si può valorizzare salvaguardando il patrimonio, non necessariamente aggredendo e distruggendo il patrimonio. Al pubblico compete il compito fondamentale di trasferire i patrimoni di generazione in generazione, perché noi li ereditiamo, li usiamo, li dobbiamo trasferire agli altri, in tanti, consentendo a chi verrà dopo di noi di poter aspirare a trarre da questi beni i motivi di benessere culturale ed economico che noi stiamo aspirando. Al privato compete entro questi limiti definite proprio occasione di attività e di vita. Questo è un gioco facile a dirsi nelle grandi linee, ma è esattamente il gioco che sul turismo si fa. Il pubblico offre beni collettivi, beni pubblici che sono pubblici, con l'obbligo di trasferirli di generazione in generazione, sono prima di conservare, ma anche di consentire le politiche di valorizzazione che i sistemi produttivi, le imprese, l'economia. È un equilibrio difficile da fare, ma che va ovviamente cercato. Il senso di un economista ha bene culturale è tutto qua. Io non sono esperto né di architettura né di pittura, sono un economista applicato, ho insegnato per anni e continuo a insegnare economia industriale, anche economia del turismo. Mi è stato chiesto se avessi accettato la delega a beni culturali, ho fatto una sola precisa, quella che accennava poco fa il dottore Pellino, compito, quello di aprire i posti, cioè mettere i tesori a disposizione di questa generazione, salvaguardando la trasferibilità e altre, secondo un principio di sostenibilità che a scala mondiale vale, e provare a attivare un percorso di sviluppo su questa regione. E nelle dichiarazioni che ho reso il 17 di gennaio alla quinta commissione dell'Assemblea regionale, cioè delle linee programmatiche del mio assessore, ho enunciato esattamente i punti a cui che ha richiamato in generale il dottore Pennino, che sono stati accolti nel DPF regionale. Il bilancio che stiamo approvando, che abbiamo approvato l'esercizio provvisorio in giunta e che andrà in aula il 30 di questo mese, contiene anche un documento di programmazione economica e finanziaria che vi invito a leggere, perché esattamente lui è la finestra della speranza, io la chiamo. È ovvio che noi stiamo lavorando su un bilancio corrente che era, lo sapevamo già, nessuno sa, disperato, di lacrime e sangue, perché i nodi di un malgoverno ultradecennale rispetto al quale ci sono trasversali responsabilità lunghe e trasversali. Rispetto alla quale nessuno può dire oggi io non ci sono messo le mani, una classe dirigente che si rispetti fa il punto della situazione, accetta il dato di fatto e lo rende chiaro senza giochini e senza alchimie di bilancio di fine anno, nascondendo uscite e inventandosi entrate, esercizio nel quale nei decenni presenti e parla l'economista, la regione si è sempre, come dire, dimostrata molto abile, e finalmente abbiamo un bilancio che parla chiaro e dice quello che è, che la situazione è sinistra. Da questa situazione, questa regione non esce se non ha il coraggio e tutta la sua classe dirigente, a partire da quella politica, ma anche da quella industriale, da quella produttiva, da quella culturale, di prendere atto che il momento è grave, viviamo un'economia di guerra, come dice Papa Francesco, siamo dentro una terza guerra mondiale, non dichiarata con le armi, ma di fatto c'è. Ho detto qualche settimana fa, presente il senatore Marini, c'è l'entrata della guerra del 14
entrato in guerra in Italia nel 14-18, che in quella guerra vi combatté anche mio padre, quello della generazione del 99 che è partito con Caporetto, 18 anni di Vangelo e Moschetto, pronto a farsi ammazzare, se doveva bene allora neanche perché, quella guerra scoppiò per un conflitto fra Germania e Francia, tra Germania e Inghilterra sul controllo dell'area europea. Oggi stiamo assistendo a movimenti a riequilibri, squilibri e riequilibri a scala mondiale, che in altre epoche storiche avrebbero già messo via il via alle armi e alle guerre mondiali. Noi però scontiamo gli effetti di questa guerra. Stiamo spostando, il mondo è cambiato, siamo in presenza di squilibri e riequilibri strutturali che spostano l'economia verso est, verso il sud del mondo, cioè verso quelle aree che fino a 20 anni fa noi esercitavamo pietosi, ma tutto sommato con la pancia piena, la carità della sopravvivenza del terzo mondo. Quel terzo mondo dice: io ci sono, ci voglio essere, voglio produrre e voglio dividere la torta con voi. E lo fa con determinazione. Nel 2050 la Cina sarà il primo paese per produzione di a tassi di crescita forsennati e a servire tutti i paesi, il Sudafrica, il Centroafrica, il Brasile e così via. Insomma, vede un riaggiustamento mondiale rispetto al quale stiamo lasciando anche noi i nostri caduti. Nella guerra, torno sul tempo, 14-18, morì una generazione di giovani dai 18 ai 24 ai 25 anni. Qui stanno morendo sul mercato del lavoro i nostri giovani, ma non lavorano. Stiamo negando l'esistenza dignitosa del lavoro a tanti giovani che non trovano lavoro. Gente da 40 anni ancora ha un lavoro precario, lo cerca disperatamente il posto di lavoro e molti prendono la valigia e se ne vanno via. Fuori sono laureati, figli di anche della piccola e media borghesia che non trova spazio dentro questa realtà. Ma rispetto a questo, voglio dire, che risposta dà questa classe dirigente? Aspettando ancora che da Roma arrivino i soldi per ripianare, per sistemare? Evocando un percorso che la storia ci dice irripetibile, non più replicabile. E dico l'altro dato che cito sempre, perché in questa prima fase di avvio dell'azione di governo è necessario fare questo lavoro, mio ministro. Questa economia siciliana si regge con l'8% del PIL industriale, col 5% di agricoltura e col 5% in caduta delle costruzioni. Il resto è terziario, ed è terziario diritto distorto di derivazione pubblica. Questo è un motore che alla fine si ferma e non potrà più. Allora, è totale. O noi siamo in grado di recuperare una visione intellettualmente onesta del quadro che c'è. Quando noi dico i tecnici che sono al governo, perché tali io sono in miseria, anche se espressione, sono contento di una forza politica ben precisa con le critiche. I politici che sono nell'assemblea, le imprese, Confindustria, tutte. O noi acquisiamo, come casi dei tardi, la responsabilità, la visione intellettualista che questo è il quadro e da questo non si esce se no con uno sforzo collettivo e coerente e cooperativo. O altrimenti, la storia è scritta. Bruxelles vincola a Roma, Roma vincola le regioni. È inutile dire che non vogliamo le troiche, non vogliamo quelli che ci controllano. Bruxelles vincola perché una unione valutaria non ottimale con l'Europa non regge se i sistemi reali non convengono. Devono costruire un'unità monetaria sull'euro, ma con sistemi che sono, che hanno il mercato del lavoro che funziona in maniera diversa, mercati, sistemi pensionistici che sono in maniera diversa. Su questo una Unione Europea crolla, implode, non c'è nulla da fare. E per altro verso nessuno conviene parlare. Torno a te. Che significa allora oggi in Sicilia un economista ben culturale? Significa trovare, a mio avviso, l'unico percorso che a breve può dare speranza a questa terra. Io avrei preferito 10 anni fa fare l'assessore all'industria, perché faccio bisogno di commissione industriale per essere ancora in commissione industriale. Ma oggi il ragionevolmente, la prospettiva di sviluppo industriale, quindi questo è il termine, appare difficile da far passare come unica e prevalente strategia. Perché l'industria se ne sta andando. Abbiamo recuperato attraverso un altro che è parente Fiat, la Fiat che era andata via, infatti, no? Comprata una che nel giro dei 10 anni che torna a ricomparire sul suo stabilimento con il. Ed è un'operazione meritoria perché sappiamo 2000 posti di lavoro. Abbiamo salvato la legge Gela, meritorissima questa operazione, ovviamente poi possiamo pure parlare, ma è un'operazione che va vista nel suo insieme, ambiente e economia, va vista insieme, che hanno realizzato questa, salvando migliaia di posti di lavoro. Allora,
Perché viene culturale? Perché la prospettiva industriale, se ammesso che sia una prospettiva di successo, ha un orizzonte ultradecennale. I beni culturali sono dietro l'angolo, sono qui, sono ad Agrigento, sono a Siracusa, sono a Taormina, sono a Serinunte, sono a Palermo con la Roma Normanna, sono dei siti UNESCO che per fortuna abbiamo quasi la metà di quelli del Mezzogiorno, più un altro che sta arrivando sul Palermo Morriale Cipollo. Abbiamo un patrimonio che è necessario mettere a valore e rispetto al quale questa popolazione si sente di averlo proprio ed è, può essere anche coinvolgibile in questo progetto. C'è, c'è un'occasione che la politica ha, secondo me, di tornare a chiudere il rapporto cittadini classe politica, proponendo una linea di sviluppo che gioca sul patrimonio che tutti riconoscono come proprio, perché la vostra presenza qui dimostra esattamente questo. Cioè il museo che abbiamo inaugurato, l'altro museo che già c'è regionale, ma anche altre iniziative, le sentite come proprie, e poi sapete che valorizzando queste possiamo riuscire a dare pane di cultura, che ne pensate molte, si può campare molto bene, la Francia ce lo insegna con quello che fa, con gli introiti che fa con Lupi, che sono quando fa tutti i musei d'Italia messi insieme. Allora, se questo è, un economista si scommette, nessuno si sente il valore della pace, parliamoci chiaro. Ma l'invito è ad essere tutti convinti di questo. Allora l'economista delle culture ci sta per fare quello che ho detto, le indicazioni programmatiche alla quinta commissione, che sono, come dire, sono state, faccio, viene scritte indipendentemente, io non ho suggerito nulla, immaginate. Ma gli ho detto complimenti, c'è una convergenza, ci devo dire che quando si è persone corrette e oneste si vedono le cose per quello che stanno. Nel DPE si dice con chiarezza, per la prima volta in tutti questi anni, parlo di decenni, quali sono i settori prioritari sui quali occorre spendersi. Il primo è turismo e beni culturali. Poi si dice anche le infrastrutture sono serventi, la formazione è servente. Che vuol dire? Che io non faccio la strada dove il sindaco la vuole, dove l'impresa la vuole perché c'è qualcosa da mettere in piedi. No, se io mi programmo un progetto turistico e lì mi serve un'accessibilità al museo, e Dio sa quanto bisogno ce n'è di accessibilità al museo, la strada me la vai a fare lì, dove mi serve, perché ho l'esigenza di mettere in piedi un prodotto turistico che sia spendibile nella sua complessità organizzativa. Se mi serve formazione, non la faccio all'ente di formazione, ma la pesca che si inventa un profilo professionale che elude chi ci partecipa e poi alla fine si mette l'attestato sulla parete e se lo guarda e piange perché non trova lavoro. Ma me la fai sui profili professionali, che su quel modello di sviluppo io ho bisogno, e la probabilità che alla fine del percorso ci sia occupazione diventa non un fatto a chiacchiere, ma un fatto reale. Se ci troviamo in quest'ottica pragmatica, quella qui c'è, mi accreditava il dottore Bernino, probabilmente possiamo cominciare ad aprire la finestrella e guardare un po' più. Allora, questo è il senso di questo governo, che devo dire, il 30% ha sposato in piedi e ha la capacità e la visione di indirizzare in questo senso. C'è una sinergia forte tra gli assessorati al turismo e a Bernino, la collega di calcio, e viaggiamo insieme, dice che siamo simbiotici, lavoriamo insieme, ma lavoriamo insieme a Bernino anche all'attività produttiva, perché lì si fanno gli alberghi e si gestiscono i flussi degli alberghi e quindi anche gli incentivi alla nuova attività, lavoriamo insieme all'agricoltura per l'ecoturismo, lavoriamo insieme anche alle infrastrutture, per i servizi e per le infrastrutture che sono necessarie. Occorre individuare obiettivi precisi e su quello in qualche modo andarci ad inserire. Allora, i problemi sono tanti, non voglio tediare in chiusura, ma qualche accenno ve lo devo dare. Allora, perché abbiamo fallito finora? Abbiamo fatto due tornate di fondi strutturali senza avere risultati, non riuscendo a schiodarci dai 14 milioni di presenze turistiche. E allora qualcuno dice, ma noi abbiamo Agrigento, abbiamo Siracusa, abbiamo Taormina, abbiamo Serinonte, ma come non c'è, e allora aspettiamo i turisti. Mentre in Veneto, dove c'è un'industria che funziona e che tira, ne hanno 60 milioni di presenze. Con meno patrimonio artistico nostro. Dove stai? Il problema sta, a mio avviso, ed è il punto di riflessione di anni di attività, in un fallimento organizzativo sistematico, che nei punti di servizio, i musei non funzionano, i parchi archeologici funzionano poco, di sistema, di settore, i pezzi dell'offerta turistica non sono mai messi insieme, abbiamo gli attrattori ma manca tutto l'insieme che definisce un prodotto turistico, non funziona a livello macro, perché il rapporto tra la spesa turistica e il sistema produttivo è flasso. Ed ecco, per cui ne abbiamo la spesa turistica che molto spesso fa da pentola bucata, la spesa prima e poi i beni vengono comprati. Allora, occorre formare un sistema, a chiudere questo sistema, a recuperare questo gap organizzativo,
che è esattamente quello che io, la collega Di Cazzo, collega Pizzi, collega Calenca, proviamo a fare in questo, per il tempo in cui il governo durerà, perché il governo ha i suoi tempi, quando durerà, ci dirà di andare a casa, dovrà fare il posto all'università, l'ho fatto per i 49 anni, come contiamo per la vita. Allora, questo mi pare importante, le ultime due cose, cosa faremo? Noi dobbiamo mettere, l'obiettivo è mettere i beni culturali dentro i distretti turistici. La prima esperienza di distrettualizzazione turistica, sia territoriale che tematica in Sicilia, è un fallimento su tutta la linea. Non se ne salva uno dei distretti turistici 24, il territoriale e tematico, gli altri tematici in giro. È stata un'opportunità per rimettere in piedi carrozzoni e visioni che sono superate e inefficaci sulla scia della vecchia programmazione. Spettacolo, noi riteniamo di dover porre mani in maniera da noi ancora mettere dentro i beni culturali come prodotti turistici che sono completamente spendibili sul mercato. Che significa? Che non faccio un intervento qui, un intervento lì, faccio spese che qualifico genericamente turistica, ma l'effetto finale sul sistema non ce l'ho. Io devo mettere insieme gli interventi fin qui fatti, quelli in corso e quelli che faremo in 14 mesi, in maniera tale che in itinere a compimento io abbia un prodotto turistico che sia acquistabile da fuori, nella sua completezza organizzativa, o dal turista fai da te, o dal tuo parente che vende da te. Oggi non è così. Perché il turista per fare una cicale che vuole fare una visita alla riga del Casale e ad Arione ha un pezzo al museo se è aperto e se funziona. E se la biglietteria non deve stare fuori a 18 gradi per fare la coda per accedere dentro il museo. Ma non c'è la strada, non c'è collegamenti, non ha un sistema ricettivo capace di consentire una permanenza sul sito, eccetera, eccetera. Cioè abbiamo i pezzi, ma non abbiamo il sistema. L'unico contenuto, abbiamo visto, che può essere il contenitore istituzionale di governance nel quale mettere insieme questi pezzi per proporre i prodotti, è esattamente il distretto turistico, l'operazione che faremo io da collega di base sulla 14 metri, rimettendo mano alla progettazione sin qui fatta, che a noi non piace, perché la progettazione che è data in Commissione Europea, che sta tornando e sulla quale potremo revisionare, ripropone un modello budgetario per il dipartimento che rischia di fare una scrapping dell'altro, cioè ogni dipartimento, ogni assessorato spenderà le sue somme senza sapere quello che fa l'altro, andando per linee parallele, non si incroceranno mai e il risultato ancora staremo a vedere che formalmente nel 2020 avremo 16 milioni di presenze e nel 2020 ne avrà 160 milioni. Noi stiamo a dire, ma perché ancora il rischio? Allora, gli oggetti di questa azione sono: non disperderemo risorse dappertutto. Abbiamo parlato con l'ANCI, con l'Orlando, con il codice direttivo dei sindaci, hanno detto con molta chiarezza i sindaci devono autoeducarsi. Non tutti i comuni della Sicilia sono turistici, se vedete i distretti sembrerebbe invece così, soltanto il 15% dei comuni sono quelli dei distretti, sono tutti turistici. Ci sono aree che sono attrattive ad alto potenziale, questi sono i destinatari degli interventi. Aree di seconda linea, di produzione di beni per il turismo, di agricoltura tipica, eccetera, eccetera. Allora, i siti UNESCO sono un target importante. Le aree di siti UNESCO sono, il sito UNESCO è un brand che guida le scelte del turista a lunga distanza, il cinese e il giapponese, perché quello è il mercato che ci interessa. Non si fa turismo quando uno di Rocapalumba se ne va a San Vito Rocapo a fare turismo, quello non è turismo, è altra cosa. San Vito Rocapo lo registra come presenza, a scala regionale sta ben zero. Che non mi sposta nulla, anziché spendere a Roccapalumba, spende a San Vito Locale. Per me regioni saldo è zero, non ho turismo. Chiaro, molto spesso nelle destinazioni che scambiamo turismo sono i movimenti interprovinciali. Parliamoci chiaro, questo non è turismo, questa è una cosa in giro. Turismo è chi viene da fuori, spende qui, compra, è come se noi esportassimo i beni nostri fuori. È il calabrese che viene qui, è il lombardo che viene qui, il tedesco che viene qui, il francese che viene qui, quello è il cinese che viene qui. Quello è il tipo che dobbiamo andare a intercettare, non quello della sacra paesana che si rientra, sono tutti i comuni vicini che vanno a passeggiare tutti i manatorini in quella piazza. Ci stiamo per finanziare quelle iniziative per una presa in giro, ci mettiamo in giro. E i soldi non sono più comuni di giro, non lo possiamo dire. Allora, i grandi brand, i mari, i siti che non hanno ancora un brand onesto, nel Caparese ce ne sono alcuni importanti che vanno comunque valorizzati, e tutte
sostanze realtà sulle quali è possibile investire, con la logica integrale che dicevo prima, di tutti gli interventi, di tutti gli assessorati. All'assessore regionale per le sue considerazioni, in poche parole bisogna fare sistema, professore, a questo punto l'invito è a spostarci al Palazzo Cappellani dove ci sarà l'inaugurazione e potremo visitare. Grazie a tutti.